Buonasera! Prova ad andare indietro avanti. Fa la linea di vista. Indietro, vuole. No, più indietro. Hanno messo degli uomini. No, vabbè. In forno. Per questo stasera abbiamo scelto un forno notturno. Forno notturno, il nostro forno notturno. Il Panetteria Lentini. Ah. Via Fea. Buonasera. Buonasera. Bentornati a tutti sul canale di Pani e Dani. Stasera Panificio Lentini, la nostra panetteria oramai rinominata Lentini. Via Fea. Via Fea per tutti, Lentini nessuno l'ha mai chiamata Panetteria Lentini. Lentini manco il proprietario sa di chiamarsi Via Fea. Poi abbiamo preso tutte le pizze che dovevamo prendere tranne quella che di solito prendo. Perché non c'era. Molto triste io, però molto felice perché ne ho presi ben 4 pezzi e una cosa dolce per soddisfare la mia voglia notturna di mangrovie. Mangrovie, ho visto un video di Human Safari e mi è venuta voglia di mangrovie. Propagoli che cadono. Sì, bellissimi. Andiamo con la pizza. Andiamo l'altra triangolare che... Adesso ho preso la patata. Che bello. Patate 100-100. È patate per forza. Vabbè, perché... partiamo con la patata allora. E qua... Vuoi cominciare con la patata? Sei, sei il solito sessista. Vai, partiamo. Patate e salsiccia. Guardate quanto è bella. Sembra un pene. Bella croccantina. Però secondo me è bella cotta questa, ragazzi. Ah, a onor del vero, sappiate che io mi scofanerò più pizza che riesco, perché ho fame. Io no. È cotta. È buona. Ma quando mai la patata non è buona, diciamolo ai nostri spettatori. Che buona la salsiccia. La salsiccia è buonissima, è di ottima qualità, mi piace un sacco. Perché questa non è salsiccia. Famella. Raccontiamo di questa pizza. Non la mangerò tutta, cheat pani, l'ha finita. Possiamo dire di base che questa pizza è molto pesante. Lo sappiamo già. Patate e salamella, vorrei dire compatto. No, no, pasto è molto, molto impegnativo. Ti scioglie in bocca perché fai 3 morsi e va giù. Però porca madonna. Però ti dà un bel pugnone nei reni. La cottura di questa con le patate era perfetta. Bordo croccantino, abbrustolito, non bruciato come piace a Todd, ma a me no. Salamella spaccava. Le patate erano buone, ben condite. Ma... Vero, erano sparinose. Voglio trovare un difetto a tutte le pizze stasera. D'ora in poi a tutto quello che mangiamo voglio trovare sempre un minimo difetto. No, l'impasto è pesantissimo. L'impasto è pesante. Vado a prendere il secondo. Allora. Questa io non la mangerei tutta. È molto più fluffy. Falla vedere. Allora, potete vedere, è molto molto fluffy. Non è tanto oleosa. Impasto top qua. No, sì, ma nelle bianche di solito l'impasto è sempre abbastanza buono. No, questa volta l'impasto l'ha preso 10, cioè, è un impasto da 10. Questa era buonissima che... Oh, ma quanto scioglie bene in bocca veloce, cioè proprio se ne va. Questa sì, questa oggi l'ha beccata. Leggerissima, cotta bene. Anche se non c'è tanto olio non si sente... La cottura uguale all'altra. La secchezza però. La cottura uguale all'altra, perfetta come l'altra. A me piace un botto questo tipo di bianca. Passiamo alla penultima che è la margherita. Poi c'è la speciale e poi c'è il dolcino speciale. Ah, oggi ci siamo ricordati di acchiappare anche il dolcino. Stavamo discutendo l'altro giorno, perché vi rendiamo partecipi di questa cosa? Ce lo dite nei commenti gentilmente se preferite video con meno tagli e un po' più lunghi e discorsivi, oppure... video in cui pam pam cibo, tagli secchi e sto dentro i 10 minuti. Vi ringrazia il montatore. Guarda come lucida. Guarda come lucida tu ma, eh. Bella, eh. Anche sotto, bella cotta. Sì, 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 sì. Questa era calda quando siamo entrati, eh. Anche qua. L'ha preso anche oggi. Brutto, l'impasto è volante qua. Questo è uguale all'altra, è come uguale con le patate. Ma ricordiamo che siamo arrivati praticamente appena aperto. Quindi erano tutte tirate fuori subito, cioè. Buonissima. Questa va. Cioppella. Top, questa va. Ottima mozzarella, buon sugo, bella croccantata. Sembra un pugno nello stomaco ovviamente. Un po' meno però della prima. Sì, è vero, questo. Questa è la pizza discoteca perché esci. Questa asciuga. Anche il buttafuori in una calda notte d'estate a Torino. Dopo che siete andati a ballare a Life vi hanno pure asciugato le mutande. Non sei obbligato a finirla, hai iniziato il video dicendo che non le finivi, che non le avresti mangiate. Ma se tu ti devi mangiare, devi prendere il peso. Quella bianca, se non te la toglievo, di nuovo metà te ne mangiavi. No, tutta. Sua maestà.
La carbonara. Mica lo sta pesando. L'hai mai tenuta in mano? No, pesa 4 kg. Porco. Ragazzi, questa... No, no, non gliela fai, cioè ha un peso specifico. Io non riesco a quantificare. Avvicina questa roba, ragazzi, è due fottuti strati. Non uno, due fottuti strati. Questa roba ce l'ho in mano, raga. Pesa... Non scherzo, tre etti. Tre etti. No, ragazzi, sta roba qua... Cioè, è schifosamente pesante. Tanto lui non la mangerà, io sì. No, fammi dare un morso dove c'è meno sbobba. Leva la sbobba e mangia dove c'è. Che faccio, la lecco? No, mordi. Tanto poi te la chiavi tutta, bastarda. Ok. Qua. Vai. È buona. Perché gli ingredienti sono buoni, c'è poco da dire. Però non mi ricordo troppo una carbonara. Cottura perfetta. Vabbè, l'ho mangiata varie volte. Ingredienti di qualità. Però buonissima come pizza. Ma non arriva al concept di carbonara, perché ovviamente non c'entra un cazzo. Non è possibile che ci arrivi. C'ha una frittata nel mezzo, poi c'ha sopra, c'ha l'uovo crudo, il tuorlo, il bacon, perché ovviamente altrimenti metti il guanciale, non ce la fai, cioè. No, è troppo salato, sarebbe. Non è abbastanza salato per essere guanciale. Ci sta però. Per questa pizza ci sta, cioè, è una pizza molto buona. Perché... sopra non è pecorino, assolutamente parmigiano. No, parmigiano. Neanche io mangio bianco. Cioè, praticamente queste due pizze sono il loro opposto. Questa è super fluffy, super tranquilla. Te ne mangi due tranquillamente, di quelli te ne mangi una e spiasse a piagne. Quello è tipo il monaco nepalese che ti dice: io vivo con germogli di soia. Ecco la meditazione. Questo è tipo lo zio americano che non crede all'allunaggio. Bello, zio col revolver. È lo zio col cappellino Great America Again. Bello. Ragazzi, non è rimasto un pezzo di pizza. Uno. Allora, l'impasto di questa, palesemente. Anche perché se ci fosse l'impasto dell'altro. No. Non sarebbe non sarebbe mangiabile. No, ma neanche vestibile. Cioè, perderebbe. Anche questa qua non gliela ha mangiata, ma adesso la sta accusando tutti. Oddio, questa sì. Poi è arrivato un pugno nello stomaco. Credo di avere un blocco intestinale. Possiamo dire che la nostra malattia preferita è un po' pesante. I vuveri te. Sono finite. Non è per dire, cioè, nel senso, faccio... Io ho finito gli esami. Ragazzi, io oggi ho finito gli esami di questa sessione. E se Cristo me la manda buona e possibilmente pure accademica, me ne mancano solo due. E che me ne faccio di una senza mutande? Mi serve una scolarizzata. Io comunque ve lo dico proprio sinceramente, più che una recensione, questa è... è una buffata, una grande abbuffata. È una grande... è la grande abbuffata. È una schimicata notturna con noi. E vi facciamo conoscere uno dei nostri posti. Penso uno di pochi aperti di notte. Sì, sì. Allora, quella con la crema al pistacchio fa vomitare. Ve la mangiate voi e quel food porn del cazzo. No, quella con la crema chantilly è devastante. A noi la crema ci ha fatto cagare. La crema chantilly è per i veri uomini. Ma dove è ancora caldo? Minchia come si mangia a cagare. Allora, questo è un pizzo con la rincorsa, come direi io. Con rincorsone. Ma siamo gentili. La crema scintilla è buonissima. L'impasto di questo croissant è una merda. Cioè, una merda no. È normale. Non è immangiabile, è di quelli morbidi. Io però preferisco. È una brustina, in poche parole. È semplicemente un bauli. Il coso della bauli? 6 kg di crema. È un chilo di zucchero a velo sopra, mua, avete fatto questa. È un po' meglio della Bauli. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Mi fai schifo. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. È un po' meglio della Bauli. No, non lo vedono quello che sto mangiando. È un impasto un po' meglio della Bauli. Sì, sì. Però la crema scintilla è buonissima. Il problema è che dopo tutta la roba di tipo, fai mica con le mutande. Ma sei una merda, mi hai criticato! Mi ha preso un pezzettino di sì, chiamato la restante! Ah, partiamo dalla prima pizza e chiudiamo all'ultima. No, facciamo una cosa fast. Prima pizza? Prima pizza, impasto molto pesante, ma ingredienti buoni. Ok, seconda pizza, impasto molto più leggero. Impasto molto più leggero, ingredienti stessi. Ingredienti non c'erano, era la bianca. Era la bianca, dico, scusa. Ta, stai pure mangiando. Terza pizza. Ingredienti buoni. Impasto pesantissimo. Impasto pesantissimo. L'anima. Ingredienti buonissimi nell'ultima.
Sì. Ben bilanciata. Allora, non era una carbonara, però era ottimamente bilanciata. È una buona pizza. Impasto leggero. Super croccante il bordo, gliel'ho fatto mangiare apposta. Briochina nella media. Briochina, con... bauli un po' meglio, ma con la crema chantilly molto buona. Molto buona la crema chantilly. Quindi, diamo un voto anche al sentimento stavolta, perché questo è il sentimento, ragazzi, ci ha accompagnato in non so quanti anni di... La farcita è 10 però. Sì, la farcita è troppo buona, però infatti è fuori dalla votazione perché sarebbe stato troppo buono. 3, 2, 1, 9. Ci devi mettere i sentimenti. Metto pesanti, Prado. 8 e mezzo. 8 e mezzo te l'accollo. 8 e mezzo te l'accolli. Io stavolta do due voti diversi perché va sensato. 9 se non ti frega un cazzo di quanto è pesante la pizza. Come a me. Nel senso, è aperta, ci vado perché è aperta. Se non te ne frega un cazzo di quanto è pesante la pizza e vuoi una roba mega buona, 9. Se sei uno cagacazzo che non reggo tanto l'impasto della pizza, è un 8. Andate sereni, andate in pace e noi vi ricordiamo... Andiamo a cagare. Noi andiamo a cagare sicuramente. Vi ricordiamo di iscrivervi, di mettere un mi piacino, di commentare come volete i prossimi video, dove li volete e su chi li volete soprattutto. Ve lo spoileriamo? Ve lo spoileriamo? No. No? Prossimo video con ospite. Che cazzo è Gianmarco, diranno loro. Gianmarco. Ci vediamo la prossima settimana. Adios.